Robertino, Robertino, ci tengo a dirti grazie personalmente, sì, per le tue clip sulla gestualità italiana, ma perché ho finalmente trovato un valido supporto anche in Italia di tutto il lavoro di divulgazione che ho fatto in giro per il mondo in tutti questi anni. Basta scrivere Luca Vullo gestualità italiana e si trova tantissima roba. L'avrei visto anche tu, Robè, o no? Cornotazzo. Comunque nessuno si sarebbe mai immaginato che sarebbe potuto diventare un mestiere, il mio mestiere, quello del professore di gestualità, per gli stranieri chiaramente. Sì, beh, mi hanno definito anche l'ambasciatore della gestualità italiana nel mondo. Cose gigantesche, Robè, ma tu non ti preoccupare, mi puoi chiamare benissimo e semplicemente Luca, va, non ci formalizziamo. Sono stato contattato anche dalla Bocconi di Milano come coach di gestualità per i loro studenti, ma ti rendi conto? Cose impressionanti. Certo, niente in confronto a Striscia la Notizia, per carità, chapeau. Però la prossima volta vi dillo che ho realizzato una petizione online per fare in modo che la gestualità italiana diventi un patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Robè, dell'umanità! Stiamo parlando di una cosa seria, non possiamo solo scherzarci su. C'è gente che ci studia da anni, si parla di identità, cultura, comunicazione, storia, linguistica e tantissime altre cose. Poi, per carità, ognuno fa il suo mestiere, lo fa col suo stile, il suo metodo, assolutamente. Però sappi che io sono a completa disposizione per una collaborazione futura e che penso anche che gli obiettivi condivisi siano molto, ma molto più interessanti di ogni forma di individualismo. Ciao.